Ciao amici, sono Mauro, gli Orti di Mauro, quello che in serra sta con il grembiule rosa. Dunque, oggi andiamo a vedere cosa è successo con quell'esperimento che era stato fatto dei cartoni delle uova e le cipolle. Non è andato bene, tranne qualcuna che adesso vediamo che, diciamo, questa qua è una vacchetta completamente vuota. Premesso, ciò, devo dirvi una cosa, sono state trascurate. Hanno sofferto veramente molto il caldo e il fatto che abbiano veramente così poca terra, così poco compost, ha fatto sì che in un momento in cui tu sei assente, non puoi arrivare, per qualche ragione non puoi inumidire la vaschetta, quello che è, oppure hai paura di farlo perché c'era poi il gelo la notte, qui siamo andati anche a 7 gradi sotto lo zero in serra. Le ho trascurate, fondamentalmente le ho trascurate, la colpa è mia, probabilmente qualcuno in più ce l'avrebbe fatta. Ora andiamo a fare così. Ci liberiamo del compost e anche del, chiaramente, dei cartoni. I cartoni non sono ancora neanche brutti. Questi vanno tutti nel compostaggio. Una delle prime cose su cui appunto voglio mettere parola adesso è questa qua, il fatto che comunque non abbiamo avuto un scarto non sostenibile, no? Chiamiamolo così. Ora andiamo a vedere, prendo questa palettina piccolina, forse c'ho anche l'altra, quello del seminatore, questa forchettina qua. Allora, qua quello che possiamo vedere ce n'è una, due, tre, quattro, questa è moribonda, 5 se vogliamo contare per buona anche questa, una percentuale veramente bassissima, eh? Dunque io preparo dei vasetti con altro compost in questo caso, poi proviamo a fare un rinvaso e vedere cosa capita. Faccio dei vasetti piccolini giusto per non usare troppo a terra e alla fine capire cosa succede, insomma, se non deve andare avanti, anche perché io cipolle ne mangio veramente tante, proprio tante. Per cui non è che devo salvare 5, 6 cipolle, 10 cipolle, cioè a me serviva farne parecchie. Anche quest'anno abbandonerò l'idea della semina e opterò per poi prendere i bulbilli già belli che fatti e interrare quelli, perché comunque cipolle ne faccio veramente parecchie. Ne ho ancora adesso dell'anno passato, qualcuno sta tentando di scappare a fiore, è giusto, perché è il suo tempo. Informazioni sulle date, oggi è il, boh, non mi ricordo, 19, sì, oggi è il 19 febbraio. Dunque io faccio così. Prendiamo anche il pernino. Povera cipolletta cercherà di riprendere vita adesso in un altro modo, lo devo fare. Sì, si può dire che è un trapianto alla radice nuda, perché alla fine, guardate, lascia andare tutto, per cui non so chi che si è messo a suonare anche stamattina. Ci mancavano gli aerei, ho cominciato a suonare anche camion e trattori vari. Ha radicato molto bene, come potete vedere c'è una radicazione tremenda e probabilmente è proprio quello il fatto che l'ha messa in difficoltà, il fatto che tendenzialmente era predisposta a radicare bene, si vede che ha fatto un buon apparato radicale,
Però poi si è trovato in una condizione dove non aveva da che andare, insomma, la radice è rimasta un po' imprigionata in quella che era la gabbia fatta con lo zolletto di cartone. Questo è un mio parere, perché poi non sono un esperto, per cui è quello che penso, per capire un attimino, per cercare. Non ne abbiamo più. Punto, come prima, ribaltiamo la situazione. Non c'è alcun problema, proprio perché, sono esperimenti, si fanno per capire. Probabilmente un altro tipo di pianta che non fosse probabilmente la cipolla, non è da escludere che avrebbe magari attaccato, perché non è detto, eh? Non è detto, magari è una pianta che fa un apparato radicale più leggero, più fine, e che parte magari lo stesso da lì, poi fa in tempo a fare il trapianto, ecco. Queste erano piante che poi andavano comunque trapiantate. Questo era scontato per me. Diciamo che mi aspettavo fondamentalmente una crescita più veloce e differente. Quindi, questa è una di quelle cose che noi archiveremo nel registro dei tentativi falliti. Adesso non chiamo più fallimenti, perché se uno non prova, finché non provi, non puoi sapere come va a finire. E io sono sempre stato dell'idea, l'ho già detto forse in qualche altra occasione, che noi continuiamo a ripetere delle lezioni che ci hanno insegnato, ma che nessuno ha mai provato poi a confutare in maniera diversa, o qualcuno magari sì, però chi lo sa. Tu fai così perché ti hanno insegnato che si fa così. Ma vabbè, magari non fosse così. Sono veramente poche, sono proprio deboli, deboli, già gialle, hanno sofferto, indubbiamente hanno sofferto. Tornano alla terra. Qui c'è la possibilità di avere dell'ottima materia per la compostiera. Dovevo arrivare prima o poi a questa conclusione, perché avevo bisogno di liberare questi sottovalli anche, perché adesso devo fare le altre vaschette, adesso vado avanti con altre semine, e quindi ho travasato acqua dalla cisterna esterna al vaso del bidone qui, e del mio bidone interno alla serra, per avere acqua acclimatata. Avevo già fatto anche un video di questo tema qua, perché io preferisco avere acqua che si stemperi in serra prima di recuperarla. Un attimo che ne prendo qualche vasetto ancora. Un'altra. Un'altra vaschettina di queste qua di fortuna. Procedo in questo modo e poi dopo allago il sottovaso, lo lascio bere per un paio d'ore finché vedo che assorbe, dopodiché li svuoto per la notte, perché siamo ancora molto freddi nella notte, per cui preferisco svuotare i sottovalli nella notte, perché in questo caso l'apparato radicale c'è, e se prende la terra la gelata diventa un po' più brutto per la pianta cercare di sopravvivere. Tutte teorie che implemento io nella mia testa, non c'è niente di scientifico. L'ho già detto diverse volte, un canale, come lo chiamo io, un canale vivo, un canale che va vissuto, nel senso che alla fine io spero che quando faccio queste cose qua, di riuscire a trasmettervi
quello che è la mia idea di canale, di agricoltura, il fatto di continuare a dire senza veleni si può, perché io sono veramente convinto di questa cosa, per cui non ho nessuna difficoltà a ripetermi, perché sono veramente convinto che si può e soprattutto si deve fare senza veleni. Un'agricoltura senza i veleni è un'agricoltura per tutti, no? Perché io, addirittura siamo in un paradosso, quello del nostro sistema qui, che ci dice che se vuoi avere un'agricoltura biologica devi fare una certificazione, devi dirmi cosa stai usando, devi dirmi in che modo stai lavorando la terra. Poi quelli che invece possono mettere ogni tipo di veleno e di diavoleria nel terreno non sono obbligati a dirti niente, sì, vabbè, hanno i registri, hanno tutto quello che volete, ma non raccontiamoci le barzellette, per favore, almeno stavolta, no? Smettiamola di raccontarci le barzellette. Le barzellette le raccontano al bar, se vogliamo fare comunella con gli amici e star lì a riderci sopra. Ma non tiriamo fuori altre storie. Tu vuoi fare il biologico, sei costretto a dimostrarlo, che loro sono 2000 anni che ci avvelenano. Si fa per dire, sparo dati a caso. Perché adesso devi stare anche attento a quello che dice ora. Dunque, se ne scappa fuori ancora qualcuno e poi siamo a posto. Abbiamo fatto tutto in diretta, guardate, ne viene fuori ancora una di qua. Un'altra la prendiamo da qui. Finito. Non abbiamo avuto un grande risultato, però. Ripeto, ho provato, la prossima volta non ci faccio né l'esperimento né il video, se tanti di voi hanno provato ed è riuscita me lo possono far sapere e mandarmi le foto, che è bello, questa cosa è veramente bella, questa cosa di sfruttare questa tecnologia a nostro vantaggio, no? A nostro servizio, usiamola, no? Scambiamoci dei pareri, delle opinioni, delle foto, dei modi di pensare, di vedere le cose, è bello. Questa qua è già più gialla dell'altra. Salva proprio, salvi niente, eh? Salvi proprio niente, niente. Veramente poche. Poi per assurdo capiterà magari che ripartano le cipolle qui dentro nel cassone, le trovo grandi così, non puoi saperlo, perché la natura ti sorprende. Dopo faccio una foto, la metto sul profilo Instagram, ho trovato una cicoria ribelle, dove c'erano le cicorie prima, sono stati spostati dei cassoni, sono stati fatti dei lavori lì all'interno all'esterno, diciamo, dove c'era la zona dei cassoni. Questa cicorietta è rimasta lì un angolo, probabilmente dal grumulo verde. Boh. Adesso è là, bella, piccolina ancora, ma bella, 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 bella. Tu pensa? Ha deciso lei quando voleva svegliarsi, ha deciso lei quando voleva nascere. Questa è la ragione per cui io predico del lascia stare, non sono della scuola di pensiero di Fukuoka, qualcosa bisogna fare, insomma, alla fine. Però a volte ci possiamo anche fermare a guardare, no? E dire, ma provato, la natura mi insegna delle cose fantastiche se io imparo ad interpretarle, a capirle. Io per esempio sto imparando a non toccare più la terra, a non muoverla, a lasciare che si formi il suolo. In fin dei conti, la domanda che io, la domanda con cui do la risposta spesso ad Andrea, ma tu hai mai visto cosa fa il bosco? Quello che succede in natura, quello che succede naturalmente, può succedere anche nel nostro giardino se non continuiamo ad andare là a vangare, a fare, a ribaltare, a scombinare funghi e microrganismi vari. Lasciamoli stare, lasciamolo lavorare il tuo terreno, sta assorbendo dall'atmosfera, ha
attraverso le foglie, attraverso la fotosintesi, attraverso la radice della pianta, sta per fissare gli elementi che gli servono per far crescere le nostre piante, e noi siamo sempre lì che zappiamo, che buttiamo su terra, che togliamo terra, una pacciamatura la vediamo come un nemico. Io non pacciamo quasi niente, perché la coltura con il compost è da considerare a tutti gli effetti una pacciamatura. Per cui non è necessario che io faccia. Poi se avessi della corteccia più. Se lo setacciassi, per capirci, e mi prendevo la parte legnosa, più legnosa, carboniosa e legnosa, a quel punto probabilmente potevo usare anche quello lì come substrato finale per andare a fare appunto la mia pacciamatura definitiva. Però uso compost e ho meno ricrescite di erbe infestanti, molte meno che non quando ho lavorato i terreni, che non meno quando vangavo, rivoltavo, concimavo, sempre con concimi organici, però mai roba di sintesi o chimica, assolutamente da me proprio è distante, anni luce dalla mia testa. Però effettivamente, quando poi ho cominciato a lasciarlo stare, ho scoperto che qualcosa cambiava. Va bene amici, allora questo pezzettino di video qui lo chiudiamo così, poi vediamo se effettivamente lo collegheremo ancora come sempre ad altri pezzi, piuttosto che chiudiamo il discorso cipolle in cartone delle uova, lo escludo dal mio programma futuro, adesso queste qui speriamo che ce la facciano fino al punto che poi farò il trapiantino del vasetto in terra, in piena terra, nei cassoni, e vediamo come va a finire. Vi lascio e vado avanti a fare qualcos'altro. Ciao a tutti, a più tardi quindi.